desideravamo essere, spettatori e spesso in tifosi, renziani o antirenziani, senza più ragionare, interrogarci su di noi, sul paese e sul mondo. L'altro punto debole che io vedo è questa uniformità di ceto sociale che si dedica alla politica come fattore di promozione sociale. Prendiamo il meglio dalle vecchie pratiche, e non è nostalgia, guardate, è soltanto, come dire, constatazione, e questa è anche una modalità che andrebbe sempre ripresa. Se c'è qualcosa di buono da un'altra parte o dal passato, perché evitarla solo perché è stata fatta in altri periodi? Allora nel passato nelle istituzioni rappresentavamo tutti i ceti sociali. L'ultima volta che abbiamo visto un operaio in Parlamento è stato soltanto perché si è salvato dal rogo della ThyssenKrupp. Vanno bene le quote rosa. Banalizzando, che vorrei anche le quote blu. Operai, impiegati, ricercatori, insegnanti. Insomma, un popolo di gente che fa il suo lavoro con competenza e magari nelle istituzioni ci può dare un contributo a tempo, perché il suo lavoro ce l'ha e non ha bisogno del lavoro della politica. Grazie, e adesso mandiamo la seconda canzone, che è Favoloso Mondo di Amélie. Thank you.
Ma parto io sì, o fate la domanda? No, io... Senti, allora ti ripeto la domanda. Sì. Noi stiamo parlando con Walter Tocci, senatore, adesso è stato in commissione fino ad ora e sta trattando una cosa delicatissima, che è la riforma della scuola, la cosiddetta buona scuola, che però... Sì. Per tanta gente non è buona, soprattutto per gli insegnanti e tanti studenti, insomma, quindi dovremmo cercare, perlomeno questo è il tentativo che si sta facendo, di migliorarla e di spuntare le cose più ostiche che hanno provocato il più grave dissenso che c'è stato finora nei confronti del governo Renzi. Grazie, dai. Sì. Puoi parlare. Pronto? Sì, puoi parlare. Posso parlare? Sì, puoi parlare. Pronto? Puoi parlare. Ma guarda, sì, parlo. Guarda, la scuola italiana perde tanti alunni nel percorso. Abbiamo una dispersione scolastica che è tra le più alte tra i paesi civili. E questo è un problema molto grave che si esprime nella scuola qualcosa che c'è nella società, cioè un acuirsi delle diseguaglianze sociali. E quindi se facciamo una riforma della scuola, prima di tutto dobbiamo metterla in grado di portare avanti la parte più debole del paese, di portare a scuola tutti i ragazzi, di portarli all'obbligo. E la scuola italiana in passato ha saputo farlo, la mia generazione proprio, noi venivamo da genitori analfabeti in molti casi e siamo riusciti poi ad avere un titolo di studio, a trovare un lavoro e così via. Paradossalmente oggi stiamo tornando invece indietro, cioè il figlio del medico fa il medico e il figlio del precario è molto più difficile. Allora tutto questo del rimuovere le diseguaglianze, che poi è il grande compito che la Costituzione repubblicana assegna alla scuola, tutto questo tema è molto trascurato dalla legge proposta dal governo e noi quindi vogliamo cambiarla. Secondo punto, l'insegnante è una risorsa formidabile, sono i nostri insegnanti, fanno miracoli senza soldi, senza mezzi. Ora questa legge rischia di applicare una specie di Jobs Act anche agli insegnanti, perché dopo 3 anni perdono la titolarità della cattedra e sono sottoposti a una girandola, e questo ovviamente ha creato un grande turbamento e noi diciamo no, non si può fare una precarizzazione anche degli insegnanti. Terzo luogo, ci sono ancora i soldi alle scuole paritarie, alle scuole private, quando invece mancano soldi per le scuole pubbliche, le scuole statali, per fare le cose più semplici, la vita quotidiana della scuola, il famoso ruolo di carta igienica, comunque l'attività quotidiana. Anche questo non va bene, noi vogliamo che i soldi che ci sono siano prima di tutto spesi per mettere la scuola pubblica in grado di funzionare. Pronto? Pronto? Sì. Senti, ma la questione centrale, quella del ruolo del preside manager. Pronto? Pronto, sì, dimmi. Mi senti? Allora, la questione centrale, secondo me, è questa, sì, è questa della figura del preside manager, no? Sì.
e della sua discrezionalità sia nell'assunzione sia nel giudizio, no? Allora, forse, che ne so, insomma, io ho letto che in Francia gli ispettori sono, credo, alcune decine, se non 50.000, in Italia sono 50. C'è una sproporzione, cioè il giudizio, se di giudizio vogliamo parlare, almeno che sia terzo, no? Assolutamente, questo è il principale problema. Noi abbiamo praticamente smembrato il servizio degli ispettori, che pure in Italia c'era, era anche, diciamo, di un certo livello, almeno fino a qualche decennio fa. E oggi sono ridotte ai minimi termini e adesso si vuole dare questo potere ai presidi. Anche i presidi sono stati trattati molto male in tutti questi anni, non c'è una valutazione dei presidi, sono stati fatti dei concorsi molto all'acqua di rose, ci sono tanti contenziosi, quindi è una figura già molto riqualificata. Dargli questi poteri prima di riqualificarla non è una cosa saggia, però soprattutto il preside che sceglie gli insegnanti, e quindi anche l'insegnante però che sceglie il preside, determina una situazione di questo tipo, una doppia selezione in basso e in alto, perché dopo un po' succederà che il bravo insegnante va con il bravo preside e l'insegnante più inadeguato andrà con il preside meno bravo, e si creano quindi delle scuole in cui le cose funzionano bene e delle altre scuole in cui le cose vanno peggio di oggi. È un po' come dire il Padre Eterno quando creò la natura, è come se avesse detto: in questo campo ci stanno solo i passeri, in quest'altro campo ci stanno solo i tordi, e sarebbe venuta fuori una brutta natura. Invece la natura è bella perché i passeri e i tordi stanno insieme, insomma è così. Gli insegnanti è bene che stiano tutti nella stessa scuola, poi spetta al preside cercare di creare una comunità, mettere insieme quelli bravi, quelli meno bravi in una equipe, insomma, in cui uno aiuta l'altro. Quindi il pericolo di questa legge è che si crei una gerarchia tra scuole di serie A e scuole di serie B. Di questo non ne abbiamo bisogno, perché come dicevo prima la società italiana è già su una china di inasprimento delle diseguaglianze. Se ci mettiamo pure la scuola su questa china, le cose si aggravano invece che migliorare. Ascolta, ma quello che dicevi prima, cioè il fatto che la gerarchia sociale si riproduce in modo ereditario, per cui noi siamo in una fase che potremmo definire, naturalmente in modo grossolano, ma potremmo definire un ritorno al Medioevo, da una parte alle corporazioni, dall'altra. No, una fase che noi potremmo chiamare di ritorno al Medioevo, da una parte